questa riunione di lavoro insieme al Presidente della Regione, il Presidente della Provincia e il Sindaco dell'Aquila sia un'ulteriore conferma che quando si collabora fra i diversi livelli istituzionali, ciascuno nelle proprie responsabilità, si ottengono dei risultati importanti. Questo è il metodo che abbiamo sempre seguito, quello della collaborazione, e credo che questo metodo debba essere continuato perché ha dato dei frutti importanti soprattutto per i cittadini dell'Aquila e dell'Abruzzo duramente colpiti da un tremendo terremoto. Questa mattina abbiamo continuato il lavoro comune, che è un lavoro quotidiano da parte dei nostri uffici. Io tornerò di nuovo fra qualche settimana per fare il punto della situazione, perché attraverso questo lavoro abbiamo imparato che non basta fare una riunione, non basta indicare un progetto, non basta indicare una prospettiva, bisogna che questi progetti, questi impegni, queste prospettive siano seguite quotidianamente, perché diano i frutti desiderati. Quindi ci vuole un lavoro che accompagni passo dopo passo i progetti che insieme discutiamo, elaboriamo e poi sottoscriviamo. Io sono tornato qui oggi per fare il punto su almeno tre questioni. La prima questione è quella che ha ricordato il Presidente Chiodi e in particolare riguarda il centro storico dell'Aquila. Io credo che grazie agli sforzi davvero straordinari del Presidente del Consiglio, del Governo, delle autorità locali, tutte, abbiamo superato gradualmente, stiamo superando gradualmente e positivamente l'emergenza, la prima emergenza abitativa. Credo che a questo punto, ma i lavori sono già iniziati, come il Sindaco mi ha spiegato, il Presidente della Provincia e Chiodi, credo che a questo punto si può fare un passo in avanti ancora più significativo per quanto riguarda il recupero del centro storico dell'Aquila e dei centri storici dell'Aquila, che sono numerosi e che sono anche importanti dal punto di vista storico e culturale, naturalmente, per le comunità che vivono in questi centri storici. Il recupero del centro storico dell'Aquila, cioè il fatto di poter rendere di nuovo vivo, non solo restaurare, ma rendere vivo per la cittadinanza il centro storico dell'Aquila, uno dei centri storici più importanti d'Italia, è un compito non soltanto degli enti locali, ma è un compito dell'intero Stato italiano. E credo che se questo è vero, se è vero che il recupero del centro storico dell'Aquila è un obiettivo, un compito anche dello Stato italiano, penso che un compito particolare debba svolgere il Ministero per i beni e l'attività culturale, che ha una competenza particolare per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale delle città italiane. Basti pensare che soltanto nel centro storico dell'Aquila vi sono ben 250 edifici storici tutelati, per rendersi conto del ruolo che deve e può avere nel recupero del centro storico il Ministero per i beni e le attività culturali. Per questo questa mattina io voglio annunciare anche questa conferenza stampa che ho assunto la decisione che in seguito anche a questo incontro e alle parole del Presidente Chiodi di cui informerò il Consiglio dei Ministri, che è intenzione del Ministero per i beni e le attività culturali destinare dal 2011 in poi per 10 anni l'1% dei fondi Arcus per il recupero del centro storico dell'Aquila, dei centri storici dell'Aquila e del sistema culturale aquilano e abruzzese, dei fondi Arcus. Voi sapete che ogni anno il 3% dei finanziamenti delle opere pubbliche italiane confluisce nella società Arcus. Appunto vi comunico che la mia intenzione è di destinare l'1% di questi fondi ogni anno per 10 anni al recupero del centro storico dell'Aquila, dei centri storici, l'1% del 3% naturalmente.
uno dei tre, dei tre punti, che un terzo. Sì, sì, c'è una stima. L'1%, l'1% equivale ogni anno a circa 25-30 milioni di euro. Quindi questo vale, quindi per 10 anni, voi capite che questo è un grande impegno, un grande sforzo, non formale, reale, concreto, che può davvero costituire non una misura di una misura stabile per 10 anni per poterci consentire, per poter consentire agli enti locali, soprattutto al comune che ha la responsabilità del recupero del centro storico, di poter fare un programma di lungo, di ampio respiro. E io credo che in questo modo noi diamo la prova davvero di una grande vicinanza alla comunità dell'Aquila e dell'Abruzzo, e un impegno forte e, io ripeto, doveroso del Ministero della Cultura italiana a favore del centro storico dell'Aquila. Credo che questo, che prima riusciremo tutti insieme a fare questo lavoro, questo progetto, e davvero potremo presentarci di fronte alla comunità internazionale come uno Stato, come un paese che fa bene anche questo.